Buongiorno ragazzi, oggi inizio la storia infinita di questo Amiga 500 che ho acquistato l'anno scorso e che speravo di poter utilizzare velocemente. Su Facebook Marketplace ho trovato un'inserzione interessante. A detta del venditore, il computer era stato riposto in cantina anni addietro. L'Amiga 500 non era stato testato con la televisione, ma la spia verde dell'alimentazione ancora si accendeva. Il prezzo era molto buono e, soprattutto, il computer aveva molti accessori che mi interessavano, così l'ho acquistato. Ho pensato, ho sempre desiderato un Amiga 500, compriamolo! Era il 10 luglio 2020 e il canale YouTube Valoroso IT era ancora all'inizio. Avevo appena pubblicato il mio primo video sulla Dell Action Replay del 1988 e mi stavo concentrando su quello che avevo in casa, un Commodore 64, un Commodore 128 e alcuni accessori che avevo conservato da quando ero piccolo. Dopo pochi giorni, il pacco con l'Amiga 500 mi è stato recapitato a casa. All'interno c'era l'Amiga 500, il suo alimentatore, alcuni joystick, il modulatore video Commodore Amiga 520, un mouse e dei dischetti. Purtroppo la prova non è andata bene. L'alimentatore non riusciva ad erogare una tensione stabile, per cui il computer si accendeva e spegneva continuamente. Inoltre, lo schermo della televisione rimaneva sempre nero. A guardare con attenzione l'alimentatore risultava leggermente gonfio. Ho quindi deciso di riporre l'Amiga 500 in un mobile e non ci ho più pensato per qualche mese. Solo ad aprile 2021 mi è capitata sott'occhio l'inserzione di un alimentatore per Amiga. Il prezzo era interessante e l'alimentatore era testato, così l'ho acquistato. Avevo realizzato un video che spiega come testare le tensioni di alimentatore prima di collegarlo al computer. Metto il link in descrizione. Ho subito provato il nuovo alimentatore, scollegato dal computer, e le tensioni erano soddisfacenti. Se volete fare anche voi la prova di tensione di un alimentatore, prestate molta attenzione a non provocare dei cortocircuiti, magari toccando con lo stesso puntale del tester due piedini del connettore, oppure toccando il metallo esterno del connettore. Con il nuovo alimentatore potevamo fare la prova del computer. Ho collegato il modulatore audio-video Commodore Amiga 520 al computer, poi ho collegato anche il nuovo alimentatore. Per visualizzare le immagini dell'Amiga 500 bisogna impostare il televisore sul canale analogico 36. Accendiamo... No, schermo nero! Anche questo tentativo era andato male. Sfortunatamente l'Amiga non partiva, il LED verde di alimentazione restituiva un codice d'errore e lo schermo rimaneva nero. Che delusione! Anche Leo era triste perché avrebbe voluto provare i giochi dell'Amiga. Finalmente mi sono deciso ad aprire l'Amiga 500 per guardarne l'interno. Per aprire l'Amiga 500 bisogna svitare le 6 viti Torx che si trovano nella parte inferiore del case. 3 sono anteriori, sotto la tastiera, le altre 3 sono nella parte posteriore. Quando avete svitato le viti, dovete separare le due parti del case del computer, stando attenti a non sforzare le delicate linguette laterali. Nella parte laterale del case, facendo un po' di pressione sul guscio inferiore, si sganciano le linguette e questa operazione va svolta su entrambi i lati dell'Amiga 500. Ed ecco l'interno dell'Amiga 500. È abbastanza orrido, c'è ruggine e polvere ovunque. Togliamo la tastiera, è solamente appoggiata d'incastro. Bisogna scollegare il connettore e sollevarla. È ora il momento di rimuovere lo schermo metallico superiore. Ci sono alcune viti Torx da svitare.
Oltre alle viti, bisogna anche sollevare le linguette che tengono fissato lo schermo metallico superiore a quello inferiore. Le solleviamo con un cacciavite e le raddrizziamo con una pinza. Le linguette si trovano sia nella parte in basso a destra della schermatura metallica che in alto a sinistra. Abbiamo finalmente raggiunto la scheda elettronica e... orrore, ecco che cosa non va! Ci sono delle piste corrose vicino al chip Paula, che poi è il chip audio dell'Amiga 500. Procediamo a spolverare la scheda madre. Possiamo utilizzare uno spazzolino o un pennello. Poi diamo una delicata soffiata con il compressore. Preferisco uscire fuori dal laboratorio per non sporcare tutto. Già che ci siamo, spolveriamo anche la tastiera. Torniamo al problema principale, la corrosione del circuito stampato. Dalla scheda madre dell'Amiga 500 rimuovo il chip audio Paula, un 8364R7. Adesso risulta molto più evidente la corrosione del circuito stampato. Proviamo a togliere l'ossido con dell'alcol e del disossidante per contatti. Possiamo anche aiutarci con uno spazzolino da denti. Ora, dopo aver asciugato l'alcol e il disossidante, risultano ben visibili le piste del circuito stampato che sono corrose. Anche il chip Paula, il CSG8364R7, risulta un po' ossidato. Togliamo l'ossido con un po' di alcol, disossidante e della carta vetrata fine. Nel prossimo video tenteremo di ricostruire le piste del circuito stampato che sono state corrose. Per lavorare meglio, iniziamo a rimuovere il circuito stampato dal case plastico. Rimuoviamo dapprima il floppy disk drive. Bisogna svitare una vite laterale e tre inferiori. Poi scolleghiamo il cavo piatto dei dati e il cavo di alimentazione. Bene! Il floppy disk drive è venuto via. Una delle viti inferiori è incastrata nella torretta che sorregge il floppy disk drive. La svitiamo e la rimuoviamo. Togliamo anche questa scheda di espansione, probabilmente un'espansione RAM per l'Amiga 500. Con l'aiuto di un cacciavite apriamo lo sportellino inferiore e facciamo scorrere l'espansione fino a quando non si libera. Ottimo, la scheda è libera e possiamo staccarla dal case. C'è ancora una schermatura metallica attaccata alla scheda madre. Per separare il PCB dalla schermatura, bisogna svitare questi dadi che tengono fissati i connettori alla schermatura. Ci siamo! Ora possiamo separare la scheda madre dalla schermatura metallica. Mettiamo i componenti più piccoli in una bustina, in questo modo non li perderemo. Oh, finalmente ho l'occasione di utilizzare questa stazione di saldante che mi sono da poco comprato, una ZD8915. Non è molto costosa, rispetto alla classica pompetta a succhi a stagno ha il vantaggio di essere più veloce e di scaldare mentre aspira. L'utilizzo è piuttosto semplice, ma bisogna prestare attenzione. Innanzitutto la impostiamo a 350 gradi. Con questa temperatura, se non si insiste molto su ciascun piedino, non si corre il rischio di rovinare le piste del circuito stampato.
Ecco la procedura per dissaldare uno zoccolo o un circuito integrato con la stazione dissaldante ZD8915. Quando il dissaldatore è caldo, potete applicare la punta alla piazzola del pin dello zoccolo. Il pin del componente deve entrare nel foro della punta della pistola del dissaldatore. Mentre scaldate il piedino e la piazzola, non aspirate in questa prima fase. Non dovete premere la punta verso lo stampato, altrimenti rischiate di rovinare le piste collegate alla piazzola. La punta della pistola della stazione dissaldante va solo appoggiata sullo stagno presente sulla piazzola. Tramite dei piccoli movimenti circolari dovete sentire quando lo stagno si è sciolto. Inizialmente sentirete una maggior resistenza perché lo stagno della piazzola è ancora solido. Poi, quando lo stagno diventa liquido, sentirete che la punta del dissaldatore si muove con minore resistenza ed il piedino dello zoccolo inizia a spostarsi all'interno del foro del PCB. Quando sentite questa sensazione, potete aspirare premendo il grilletto sulla pistola dissaldante, tenendo la punta in verticale. Ricordatevi di appoggiare la punta alla piazzola, ma senza spingere. Se applicate questa procedura correttamente, dissaldare uno zoccolo ma anche un chip dal circuito stampato è davvero semplicissimo. Su alcuni piedini, in genere sono quelli di massa, dove le piste del circuito stampato sono più spesse, è possibile che sia necessario impostare una temperatura superiore della stazione dissaldante, anche 370 gradi o oltre. Ve ne accorgete quando, muovendo la punta per sentire quando lo stagno è sciolto, questa incontra sempre una certa resistenza e il piedino non si muove nel foro. In questo caso, oltre ad alzare la temperatura della stazione dissaldante ZD8915, dovrete applicare un po' di stagno ulteriore sul piedino per migliorare il passaggio del calore. Anche se un piedino non si dissalda completamente, dovrete applicare del nuovo stagno e ripetere la dissaldatura. A questo punto potete togliere lo zoccolo o il chip che avete dissaldato. Tramite una leva di plastica oppure un cacciavite al quale avete applicato un po' di nastro isolante per evitare di tagliare le piste sul circuito stampato, potete fare un po' di leva per sollevare il componente. Attenzione, non fate forza! I piedini si devono sollevare da soli. Se vedete qualche piedino che è rimasto ancora attaccato al PCB con dello stagno, dovrete scaldarlo nuovamente fino a farlo staccare. Potete guardare come si comporta lo zoccolo o il chip muovendolo e controllando quali piedini sono effettivamente dissaldati e quali invece rimangono fermi. Questi ultimi vanno dissaldati nuovamente. Ed ecco il nostro zoccolo rimosso. Senza zoccolo risulta ancora più evidente la corrosione. Vi è stato utile questo mini tutorial sulla dissaldatura? Fatemelo sapere nei commenti. Puliamo ancora il circuito stampato con alcol. Ora bisogna provare quali piste del PCB sono funzionanti e quali sono interrotte. Tramite il tester facciamo diverse prove. L'operazione è sinceramente un po' noiosa. La prima prova che dobbiamo eseguire riguarda la metallizzazione dei fori del PCB. Bisogna controllare se c'è continuità elettrica tra il lato superiore ed inferiore del circuito stampato sullo stesso pin del circuito integrato. Questa prova va effettuata per ogni piedino del circuito integrato. Sul singolo piedino deve esserci continuità elettrica tra il layer superiore ed inferiore del PCB. Poi proviamo che non ci siano cortocircuiti tra le piazzole e le piste adiacenti del circuito stampato. Evidentemente bisogna trovare continuità elettrica solo tra i piedini collegati tra la stessa pista del circuito stampato. È normale trovare una certa resistenza elettrica tra diverse piazzole del PCB, ma non deve essere una continuità, resistenza uguale a zero, se non c'è una pista che le collega. Infine, proviamo che le piste che collegano le varie piazzole alle altre piazzole siano collegate tra loro. In pratica, seguiamo una pista tra la piazzola del chip che abbiamo rimosso e un'altra dove la pista finisce. Ci deve essere continuità elettrica. Questa prova va fatta su entrambi i lati del circuito stampato. Bene ragazzi, per ora vi ho annoiato abbastanza con tutte queste prove con il tester. Procederemo alla ricostruzione delle piste, al montaggio del nuovo zoccolo e alla prova in altri video. Per essere avvisati quando pubblicherò gli altri video sull'Amiga 500 e anche gli altri video relativi a retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche.
Ci vediamo presto! Un saluto da Amedeo Valoroso!